she told me things about her being adopted and that she's always missed Sri Lanka. And for me, that I've never heard that before, because normally you grow up hearing that adoption is always a very beautiful thing, and not that it's that conflicted. So when she said that, I wanted to learn more about what she thought about that. Sì, allora ho conosciuto Kenen 5-6 anni fa attraverso un'amica in comune e mi ha interessato subito perché mi ha detto sin dall'inizio che era stata adottata dallo Sri Lanka e che lo Sri Lanka le mancava molto. Questa cosa mi ha particolarmente colpito perché sono cresciuta pensando che l'adozione alla fine fosse una cosa bella e che alla fine andasse tutto bene e tutti fossero felici, che non ci fosse alcun conflitto, però non è stato e non era assolutamente il caso con Kenen. And at this point where I met her, I went to documentary school and becoming a documentary director, and I wanted to make a film about her. And then after school she said, hey, I'm gonna go and tell my mom that I'm pregnant and I want to see her in October. Do you want to tag along? And I just said yes. And I found some people that could go with me, and I just opened my savings account and asked if everyone wanted to film it and go with her to Sri Lanka. So we did. Quando l'ho conosciuta, quando ho conosciuto Kenen, stavo andando alla scuola cinematografica, volevo diventare per diventare una regista di documentari e volevo fare un film su di lei. Quindi una volta terminata la scuola, Kenen mi ha detto che sarebbe andata ad incontrare la madre più o meno verso ottobre nello Sri Lanka perché voleva dirle che era incinta. Quindi mi ha chiesto se volessi andare con lei e io ho risposto sì, certo. E quindi ho chiesto anche ad altre persone se volessero venire con me per darmi una mano a girare questo documentario. Ho quindi attinto ai miei risparmi per andare in Sri Lanka assieme ad una piccola troupe. And so she had met her mom before, and one or two times. And in Norway, we have this TV series where I grew up with this TV series, and it's a show where a guy comes with someone that hasn't met their parents, and they try to find the parent, and in the end, they find it, the parent or the parents. And it's you think that they live happily ever after, and then the episode ends. And you never know what happens after they meet. So for me, I kind of wanted to finish that story. What happens after you meet your biological parents as an adoptee, and maybe what happens if it's not like you thought it would be? Quando quindi siamo andati ad incontrare la madre, Kenen l'aveva già incontrata un paio di volte. Io in Norvegia sono cresciuta con una serie televisiva in cui c'è un presentatore che gira generalmente assieme ad alcuni ragazzi che non hanno mai conosciuto i loro genitori. Alla fine quindi si ritrovano con la famiglia biologica e tutti pensiamo che siano felici, almeno questo è quello che ci mostra la serie. E l'episodio finisce così, gli episodi finiscono così. Però in realtà non sappiamo davvero cosa accada dopo, e quello che volevo fare io con il mio documentario era mostrare quello che accade dopo, alla fine, dopo questo ricongiungimento, e cosa accade se non è come ce lo immaginavamo. Yeah, and as you've seen, it's been quite a journey. I have learned so much, and that's what I wanted as well. I wanted to learn how it is to be an adoptee, and also what happens when you find out that your whole life, the papers that you've been clinging to for your whole life is not true. Eh sì, come avete visto è stato un bel viaggio, ma era proprio quello che volevo imparare tanto e volevo capire un po' cosa accadeva con questi adottati, cosa accade quindi quando si scopre la verità e soprattutto nel momento in cui si scopre che le carte dell'adozione non erano
non erano regolari, erano falsificati. Però appunto il film è costruito con almeno un paio di svolte, lo dicevi tu anche introducendolo, dei colpi di scena. E quando voi avete cominciato lo scandalo delle adozioni olandesi era già cominciato oppure vi ha proprio preso alla sprovvista e quindi ha dato una svolta narrativa che avete dovuto appunto assecondare? So we at first I wanted to make a film about a mother and a daughter and their lost relationship. So I never knew about these Netherlands papers. But when her mother died, that's when she started digging into this. And she told me, and she showed me this documentary, and she said, you know, I need to find out if my papers are true or not, if they're real. And I was like, well, we're kind of not making that documentary. But, you know, her mom died, so that story that I wanted to tell in the beginning evolved to something totally different. So, again, my premise was to follow her on her journey and see where it led, and when she wanted to go to the Netherlands and started to become an activist. And she's also been that for many years, but now it's like when she opened up for us to follow her into that. That's when the film took a quick turn. All'inizio volevo fare un film su una relazione tra la madre e la figlia, una relazione perduta tutto il tempo che era stato perso. E quando abbiamo iniziato a girare non sapevo assolutamente dello scandalo dei documenti olandesi, ma alla fine quando è morta la madre di Kine, Kine ha cominciato a scavare un po' più a fondo e ha detto che avrebbe voluto andare alla ricerca dei documenti, voleva proprio trovare la verità. E all'inizio ho pensato che non avremmo fatto quel genere di documentario, ero semplicemente interessata alla storia di Kine, ma poi man mano c'è stato esatto un punto di svolta. Ero quindi poi interessata a vedere cosa avrebbe fatto Kine. Kine, che tra l'altro nel frattempo è diventata anche un'attivista per i diritti nei confronti delle adozioni. E quindi ero davvero interessata a vedere poi come evolveva la vicenda. Ed è stato proprio qui, in questo momento, che c'è stato, come hai detto tu, un punto di svolta. And I don't know how it is here in Italy, but in Norway we haven't really talked that much about how it is to be adopted in our society and in our country. So it was very hard to find any Norwegian information about this. And I'm not sure if you saw the last posters, but we tried to get interviews with the government and they said there has been no mistakes here, all the papers are clean and we're fine. But earlier this year, after this film came out and the pressure started to get higher and they had to respond to why they haven't been investigating these papers. And so just a few months ago, actually, in Norway, they agreed to open an investigation. So that's amazing. Non so come sia la situazione qui in Italia, ma in Norvegia abbiamo parlato molto di come sia essere adottati e quindi, visto il grande dibattito, è stato molto difficile trovare informazioni in Norvegia. E abbiamo provato, non so se avete visto poi la scritta finale, abbiamo provato a contattare le autorità norvegesi per chiedere informazioni. Però mi dicevano che non era possibile, che c'erano errori, che era stato tutto regolare e quindi tutto andava bene. Però una volta uscito il film, si è aperto nuovamente il dibattito, il governo, le autorità si sono sentite un po' sotto pressione e qualche mese fa ci hanno fatto sapere che avrebbero cominciato a fare delle investigazioni, delle indagini. Però il tuo film alla fine si struttura anche come un ritratto psicologico di una persona che appunto vive lo sradicamento, cioè fin dall'età di 3 anni lei capisce di essere diversa in una
società appunto europea. E appunto il titolo è No Place Like Home, ma l'impressione, appunto, non c'è nessun posto come casa. L'impressione è che veramente anche tu, costruendo il film, mantenga il personaggio di Kine un po' sospeso tra questa identità norvegese acquisita e questa identità cinganese lasciata alle spalle, cioè come se non ci fosse un modo anche per essere tranquilla. Yeah, so I wanted to show the audience how conflicted she is, because some days she wakes up and she is very comfortable in Norway, and other days she wants to go to Sri Lanka, and she feels that in her spine she is Sri Lankan, but she's grown up in a Norwegian culture, so a lot of people have these kind of thoughts and processes and live like this, very conflicted, and like, where do I really feel like home? So that's why I wanted to not kind of settle anywhere. And she still haven't moved to Sri Lanka, so she has her own, she has a family in each country now. So. Sì, volevo proprio mostrare al pubblico il suo conflitto. Alcuni giorni in realtà Kine si sveglia ed è contenta di vivere in Norvegia, altri giorni invece si sente più di appartenere allo Sri Lanka. Diciamo che nel suo midollo ha un sentimento di appartenenza allo Sri Lanka, però in realtà la sua cultura è norvegese, e quindi volevo veramente mostrare una persona e il suo conflitto. Mi sono chiesta nel film quale fosse davvero la sua casa. Ecco perché poi, non avendone una ben definita, ho ambientato un film in un posto che rimane in uno spazio un po' sospeso, non è né in Norvegia né in Sri Lanka. E alla fine comunque Kine non si è ancora trasferita in Sri Lanka e ha due famiglie, una norvegese e una nello Sri Lanka. Io sono sicuro che dal pubblico arriveranno delle domande riguardo il film che abbiamo appena visto, altrimenti vado avanti io, ma secondo me delle curiosità, per esempio su quei topi nell'armadio, tutte queste situazioni paradossali. No, la domanda appunto è come è stato anche affrontare questi momenti, appunto, di, al limite del grottesco con il Salvation Army, ma anche i momenti con la famiglia del padre biologico di Kine, che è abbastanza un momento problematico nel film. Yes, so it's very hard to make an investigative film in Sri Lanka, I understood. And also because this, what we're trying to find is hidden very deep into the system, and it's also like 25, 30 years old documents. So it's been very hard to find the truth. And I think we tried to interview the Salvation Army 5-6 times. And when she asks, where can I find the papers? And they say, you have to ask the administration, and they are the administration. So you kind of like, that's the only place you can try to find the papers. And they were laughing in her face. They laughed in her face. It's very uncomfortable to be there as well. And we also experienced that they wanted to know everything about us after we left, because they were we asked so many questions about their way of running the daycare and everything, you know, and they also don't talk to the mothers about adoption, as she's saying in the beginning. And at first I didn't think that much about that sentence, but after a while I'm like,
Well, that's kind of a big problem that no one talks to the women about adoption, and then they adopt away the child and they don't know where the kid or the child and the baby is going. So that's the one thing. Allora, quello che ho scoperto è che è molto difficile fare indagini in un paese come lo Sri Lanka, ovvero fare un documentario di indagine. Abbiamo cercato di trovare risposte in documenti che a volte avevano più di 25-30 anni e che erano nascosti davvero molto bene. Abbiamo provato a parlare con l'Esercito della Salvezza almeno 5-6 volte e ogni volta che chiedevamo loro dove fossero le carte, dove fossero i documenti, ci rispondevano lì all'amministrazione. Ma l'amministrazione sono loro, e come ha aggiunto anche Alessandro, non solo, li prendevano un po' in giro, ma li vedevano anche un po' pure in faccia. E alla fine non era una situazione davvero in cui si sentivano a loro agio. E dopo che li abbiamo lasciati, non hanno più voluto sapere di noi perché forse avevamo fatto troppe domande. Un'altra cosa che mi ha molto colpito, forse non all'inizio, ma me ne sono resa conto, è una frase che dice la signora, la suora, ovvero che non parlano con le madri dopo l'adozione. Ed è veramente una frase che colpisce, perché alla fine le madri, queste donne, non hanno idea di dove finiscano i loro figli. And then we have the father's side of the story, which is, everything is pretty crazy, but because she gets this photograph of the father while we are at break, I'm not following her. So all of a sudden I hear her talk about this and I'm like, the camera, take it, you know, pick it up. And she's looking at this with the driver and with the people that are helping us. And then she asks him, do you have a picture of the uncle? And he's like, no, but he's at home. And she's like, what? You know, he's been there all these years as we've been back and forth and we didn't know that they were even there. And then at first they were very open for us to film them. We had beautiful scenes with them showing us around the house and you know, she was seeing all these family photos and then we had this beautiful scene where she meets her sister. And then when we come back to Norway, they regret to show their faces because they fully understood that this is going to be a film screening around the world, and they were scared because they've been a part of an underground criminal group for a long time, and the uncle that was there has been like charged for like cutting off some person's nose, and it was just very dramatic. So they were actually very dangerous people. So yeah, we just wanted to make sure they were okay with the scene before we continued. Sì, poi c'è tutta la questione, tutto il lato del padre in questa storia, ed è qualcosa forse di abbastanza pazzesco, perché a lei è stata data questa foto del padre mentre noi non eravamo presenti, quindi una volta che siamo ritornati da lei, abbiamo visto che aveva questa foto, ho subito detto la telecamera, cominciamo a riprendere. E è andata poi dall'autista e le ha chiesto se conoscesse dove fosse, se avesse qualche foto dello zio. E lui ha detto che non aveva foto dello zio, che però poteva mostrare dove viveva lo zio. E noi abbiamo pensato, siamo stati davvero talmente tante volte qui e alla fine lo zio è sempre stato sotto il nostro naso, non sapevamo che vivesse qui. E all'inizio la famiglia è stata molto aperta, abbiamo girato bellissime scene dentro casa loro e poi c'è tutta la scena in cui lei si incontra con la sorella. Però poi una volta tornati in Norvegia la famiglia ha cominciato ad avere dei ripensamenti sul fatto di essere stati filmati, perché forse hanno capito davvero che sarebbe stato un film mostrato nelle sale di tutto il mondo. E si sono spaventati perché avevano fatto parte per molti anni di un gruppo criminale abbastanza sommerso e lo zio era stato addirittura arrestato per aver tagliato il naso ad una persona, quindi erano persone pericolose e la situazione era abbastanza drammatica e volevamo anche quindi assicurarci che loro fossero, diciamo, d'accordo e a proprio agio ovviamente con questo film.
Grazie e complimenti, veramente è molto bello, bella, bella tutta, tutto il racconto e il particolar modo del lavoro che hai avete prodotto con questo figlio da 007, quasi quasi ci manca per appunto questo pezzettino finale che era un po' la domanda che volevo chiedere, no? Di quale organizzazione appartenesse il padre, ma proprio così, per spirito di curiosità, che non serve, però non ne ha bisogno. E poi è bellissimo tutto, anche l'equilibrio, un po' come hai detto all'inizio, di non dare una casa, non assegnare un territorio, un paese, e permettere a questa vicenda di potersi muovere e aprire queste porte, questa storia veramente unica. Diciamo che c'è un risultato notevole con l'aggiunta per l'appunto di una ricostruzione con la famiglia del papà, i fratelli, e poi vabbè, addirittura anche la parte politica, la parte legata a queste organizzazioni, a queste modalità di adozione che vengono pian pianino scoperchiate. E per cui veramente brava, bravissimi tutti, complimenti, anche il film è molto bello, grazie. Thank you so much, that was very nice to hear. So the father's family, they live in the slum area in Colombo, so they have their own kind of private gang or group where they sell drugs and alcohol. That's what they used to do, and the father was killed by a big group of people outside his home. And we also wanted to tell more about that side of her story, but because they were very scared that if the film would be shown in Sri Lanka, people would recognize the family and it would be threatening to them because of the other group that was there in kind of war with. So that's why we had to be very careful. But it's not like a big organization there, part of it's more or a street, house-to-house kind of thing. Sì, allora, grazie mille, grazie davvero di cuore, è stata veramente molto gentile. Per quanto riguarda l'organizzazione della famiglia del padre, allora, diciamo che la famiglia del padre vive nelle Barcopoli, a Colombo, che è la capitale, quindi non appartiene proprio a una grande organizzazione, ma hanno la loro propria gang, in cui vendevano droga e alcol, è quello che facevano fino a poco tempo fa. Il padre è quindi morto perché è stato ucciso fuori da casa da uno dei clan rivali. Volevamo anche raccontare questa storia, però la famiglia dello Sri Lanka ad un certo punto ha avuto paura che se il film fosse stato mostrato lì sarebbero stati riconosciuti e quindi qualche altro membro di qualche altro clan li sarebbe andati a cercare. Però sì, si tratta di una cosa forse un po' fatta in casa. And I also want to say just a small thing about the political, which is, I'm so glad you brought that up because I really wanted to dig deeper into those papers and find everything that was missing. But it's so hard. And we were just a small group of people wanting to make a psychological, you know, drama about this woman, and all of a sudden we find ourselves in this child trafficking state. The few last days we have in Sri Lanka, this gets revealed with this lawyer, and all of a sudden we have cars following us, and we have people from the government asking us questions, and we were not allowed into the orphanage anymore, and so we kind of understood we were onto something, but we would need bigger resources to make that film, and this was not that kind of film, but I really hope that someone else will do that, and it kind of feels like that will happen, because this film, at least in Norway,
started a lot of big questions around adoption. E poi volevo dire anche qualcosa per quanto riguarda la scena politica, grazie mille per aver sollevato anche questa questione. Volevamo ovviamente indagare più a fondo nei documenti, perché avevamo trovato che c'era qualcosa, avevamo scoperto appunto che c'era qualcosa che non andava, però era davvero difficile, noi eravamo un piccolo gruppo e alla fine avevamo semplicemente l'intenzione di fare un film psicologico, un po' drammatico sulla vicenda di una ragazza. E ci siamo ritrovati davvero coinvolti in una vicenda di traffico di esseri umani e anche nell'ultima parte, quando abbiamo incontrato l'avvocato, ad un certo punto ci siamo ritrovati con macchine che ci inseguivano, persone che facevano domande su di noi e non potevamo nemmeno più entrare all'interno dell'orfanotrofio. Abbiamo pensato che per indagare più a fondo avremmo anche avuto bisogno di maggiori risorse, risorse che non avevamo e forse non era nemmeno questo l'intento del film. Ma la mia speranza, il mio auspicio, è che qualcun altro vada ad indagare più a fondo e penso proprio che accadrà perché attualmente in Norvegia questa questione è stata veramente portata all'attenzione della sfera pubblica. Mi ha colpito la naturalezza della protagonista, questa caparbietà con cui ricerca le sue origini, quindi quanto avete girato, perché per ottenere un risultato di questo genere di solito c'è anche un'esperienza, diciamo, di rapporto, di ore, di relazione. E poi mi ha colpito la civiltà della famiglia norvegese, che in qualche modo favorisce questo bello inserimento dei filmini di famiglia, questa documentazione così ampia che affronta appunto un tema spinoso dove di solito si pensa al contrario, si pensa che la famiglia che adotta sia poi la famiglia che conta nella vita, invece qui abbiamo un ribaltamento, la famiglia naturale che in qualche modo inverte la, o comunque chiede ragione. Yes, so I started filming her in 2017 and then it's been back and forth for I think it was 4 years, maybe 4 or 5 years. And you're very right, it takes a lot of years to get so close to a person and she's also extremely stubborn and she runs and you just have to follow. It's tough, but it also makes a great film out of it, and I would never fully understand, you know, what would happen next with her. And also, people have a lot of thoughts around her adoptive family, and I think they're very beautiful because they've been supporting her, asking questions from young age. And a lot of adoptive families think it's very hard because they're scared of getting replaced or feeling that they're not good enough. But for her, it was the opposite. They had Sri Lankan dinners. They always talked about Sri Lanka and her mother. And that made her feel probably safer and also more curious, of course. But all the bullying and the stuff that she experienced in Norway, they didn't see it. And that also probably left a big scar in her as well, feeling that she didn't have anyone that would fully understand what she went through with the racism and the loneliness. But her adopted mother stands by her side every day, and I think they have very close bonds still. Allora, il film è cominciato nel 2017, poi abbiamo fatto tutta una serie di avanti e indietro, quindi credo che in totale più o meno ci siano 4-5 anni di riprese. Ed effettivamente è vero, ci vogliono veramente molti anni per entrare in contatto ed avvicinarsi molto ad una persona. Poi
Poi sì, Kine è davvero testarda e ad un certo punto magari decide di partire e la si deve seguire. Quindi è stato difficile fare un film su di lei, ma alla fine è proprio per questo forse che è un bel film. E per quanto riguarda la questione della famiglia adottiva, è una famiglia, la sua famiglia è stata veramente di grande supporto, ha sempre risposto a tutte le domande che Kine aveva, e magari non è quello che accade normalmente, perché forse i genitori adottivi hanno paura di essere sostituiti o di non essere abbastanza bravi, però questo non era il caso della famiglia di Kine, anzi tenevano ad esempio cene cingalesi e parlavano molto volentieri comunque della madre biologica di Kine, e questo forse l'ha fatta sentire in uno spazio sicuro, ed è magari anche per questo che poi è diventata così curiosa rispetto alla sua famiglia di origine. Però poi c'è tutta la questione del bullismo, ad esempio, che la famiglia non ha visto, che le deve aver lasciato una grandissima cicatrice, perché forse in quel momento Kine si è sentita sola e ha capito di non avere magari nessuno con cui confrontarsi con la questione del razzismo. Però adesso devo dire che la sua madre adottiva è sempre con lei e la sostiene in tutto. Devo dire grazie a Emilia per aver accompagnato il film, e lo devo dire così un po' troncando il discorso che cominciava a scaldarsi, perché come forse sapete questa era l'ultima proiezione di Bergamo Film Meeting qui al Cinema Borgo e dobbiamo lasciare spazio alla programmazione regolare, e quindi devo anche invitarvi a lasciare la sala abbastanza bruscamente. Grazie per averci seguito, ricordatevi di votare e ricordatevi che i Visti da Vicino ci saranno anche finché ci sarà il Bergamo Film Meeting, mettiamolo così. Grazie.